che io devo andare a salutare la leader di Fratelli Italia, che la vedo già inquadrata lì da casa sua, vero, suppongo. Buonasera Buonasera, a Giorgia Meloni. buonasera a tutti, buonasera Bianca. E intanto le faccio subito una domanda, poi le presento l'ospite che la intervisterà qui con me. E ci dica subito, avverrà e quando questo incontro col Presidente del Consiglio, che è stato auspicato dallo stesso Giuseppe Conte? Lei ne sa già Guardi, qualcosa? questo no, non ne sappiamo niente, non abbiamo ancora ricevuto alcun invito. Confido, visto che Conte lo ha dichiarato, che l'invito arriverà, ma ad oggi io non sono in grado di risponderle. Posso semplicemente dirle che tutte le volte che noi siamo stati invitati a un confronto col Presidente del Consiglio sui temi che interessano la nazione siamo andati, ma purtroppo questo non ha comportato alcuna reale volontà di dialogo. E anche in questo caso noi siamo stati la volta scorsa invitati a questi stati generali, a questa bella passerella nella villa di lusso, mentre contestualmente tutte le nostre proposte in commissione bilancio al decreto rilancio venivano bocciate. E non ha molto senso che noi, diciamo così, si discuta del futuro quando sugli 80 miliardi di euro che il governo ha speso tra decreto cura Italia e decreto rilancio non c'è stata alcuna volontà di confrontarsi, a maggior Però ragione considerato che sono soldi che Conte aveva anche grazie al nostro voto, perché al abbiamo voto lo votato spostamento anche in più. Ecco, noi lo ma scostamento di quindi se bilancio. si dovesse arrivare, onorevole Meloni, cosa di cui si parla comunque in questi giorni, e forse sarà inevitabile, a un nuovo voto che autorizzi un ulteriore scostamento di bilancio, perché comunque la cassa integrazione finirà tra poco, sa che molti comuni sono in gravissima difficoltà, come si comporterà l'opposizione? Lo autorizzerà quel voto oppure Guardi, no? questa, no, io non mi sento di dire su due piedi che autorizzeremo lo scostamento di bilancio senza colpo ferire, perché ci dobbiamo dire la verità, Bianca. Gli 80 miliardi che noi abbiamo già autorizzato di scostamento di bilancio, che indebitano i nostri figli per, diciamo, qualche anno, parecchi anni, sono fino ad oggi stati utilizzati pessimamente. Il decreto rilancio che noi stiamo discutendo in aula, che è stato considerato una specie di legge finanziaria quando serviva a coprire il disastro dell'emergenza, lo racconta bene, perché nel decreto rilancio non ci sono 266 articoli perché serviva di far arrivare i soldi alle famiglie e alle imprese, ci sono 266 articoli perché in mezzo ci stanno le consulenze del Ministero dello Sviluppo Economico, le consulenze del Ministero dell'Economia, il bonus per i monopattini, la modifica del Consiglio d'amministrazione dell'Ente Nazionale del Turismo. Si figuri che ci sono addirittura 100.000 euro per i voli aerei in business class per l'Expo di Dubai. Allora lei mi dica se considera fattore di rilancio, in un momento in cui si rischia che milioni di italiani perdano il posto di lavoro, pagare i voli in business class con l'indebitando i nostri figli per andare a Dubai. Perché io, diciamo, penso che questo sia Allora, aspetti che irresponsabile. devo invitare il nostro ospite che tutti voi conoscete, Paolo Mielica, che stasera sarà con noi. Ciao Paolo, bentornato. Buonasera, buonasera onorevole Meloni. Allora, Buonasera, tanto ci direttore, buonasera. ascoltavi dietro le Sì, quinte, no? certo, io ero nascosto dietro le Ecco, come quinte. andrà secondo te questa volta? Ci sarà alla fine questo incontro? Porterà qualcosa di concreto? Sarà possibile stabilire una collaborazione, visto che comunque il governo dovrà presentare da qui a settembre un piano impegnativo sulle riforme da fare per ottenere quei soldi? Settembre-ottobre, se ho capito. Settembre-ottobre, Allora, tutto ciò vabbè. che Per avere serve a quei soldi prendere del Recovery tempo, Fund. anche incontrare Giorgia Meloni, anche incontrare Salvini, diluito nel tempo, possibilmente questo governo farà tutto. Io devo dire, sono ammirato, hanno una capacità Quindi di. stai Perché? dando manforte a Giorgia Meloni. No, lei ci Tutto andrà. ciò che il governo. No, lei ci andrà. E certo. Questo è vero, perché quando si fa un compromesso, loro sono appena reduci dall'aver fatto un compromesso per le candidature. Il compromesso significa anche accettare qualcosa degli altri. Allora, insomma, essendo già noto quello che loro propongono, uscendo da questa cosa, una la devono scegliere, una delle cose che loro propongono, cioè di mettere in chiaro fin dal giorno prima quali saranno le loro proposte, non mille,
e neanche 100, mette nel suo chiaro. Questo per quanto riguarda l'opposizione, tu dici? Per quanto riguarda l'opposizione, quando sì. andranno a questo incontro? Certo, di tirare sarà fuori una o due proposte fondamentali. No, di chiedere, cioè, guarda, io ti presento queste 10, 20 proposte che sono nei loro emendamenti, credo che siano già chiare. Sì. E tu, esatto. Usciamo dicendo al Paese, noi ci impegniamo, come già ci siamo impegnati a votarla, però, perché se no è uno scherzo, perché si rifà ogni mese l'incontro con l'opposizione. Ecco, posso dire solo una cosa a proposito di quell'accordo di cui parlavi, che è stato sì. raggiunto per le candidature di importanti regioni nel centrodestra, perché certo. nel centrosinistra invece stiamo ancora in grave difficoltà. Beh, questo dimostra però che il centrodestra, siccome tutti lo danno per morto, io ecco, però possiamo dire che abbiamo aspettato tanti mesi, cioè hanno aspettato tanti mesi, ma alla fine questa partita l'hanno vinta Meloni e Berlusconi e non Salvini? Sì, perché anche comunque se ho i visto... candidati che però erano stati per presentati i sindaci, all'inizio, noi abbiamo visto solo Fitto in Puglia, Quaroli nelle Marche, abbiamo visto la i presidenti in delle Toscana, regioni, però credo sono quelli che, Caldoro in Campania, sono quelli che volevano Meloni e Berlusconi. Però credo che nei sindaci, i sindaci sono importanti. Non so se sono sindaci vincenti, perché quando leggo di questi accordi, per esempio adesso io faccio i miei migliori auguri a Caldoro, come a tutti, però credo che nella partita il candidato di centrosinistra contro Zaia e il candidato di centrodestra contro De Luca, magari mi sbaglio, ma abbiano meno possibilità degli altri candidati. Allora a volte... Fitto contro Emiliano, come lo vedi? Beh, Fitto contro Emiliano in partenza lo vedevo male, però Fitto ha una... Calcolando anche che Renzi avrà il suo candidato. Appunto, candidando che Renzi e soprattutto candidando che almeno fino adesso non si è visto che i 5 Stelle, perché io questo lo metterei agli atti, se non trovano un accordo il centrosinistra in Liguria, qui si ha un centrodestra che viene, ripeto, dato per agonizzante, e che l'accordo poi al momento decisivo lo trova sempre. Il centrosinistra non solo non trova l'accordo, ma addirittura perde pezzi, perché non è solo Renzi, lì è Renzi più Europa, sì. Azione, insomma, sarà un gruppetto minuscolo, però qualche fastidio lo dà. Allora, onorevole Meloni, torniamo un po' a questo incontro. Quindi io ero convinto che fosse stato già fissato, invece no, non è per la prossima settimana. No, non è stato fissato, non so per quando sia, ripeto, con noi non ne ha parlato nessuno, io non ne sappiamo quanto ne sapete voi. Quindi è solo sui giornali. Le conferenze del Premier, però voglio dire una cosa, anche diciamo riallacciandomi a quello che diceva il direttore Mieri, noi non andiamo lì per cercare un compromesso, dico la verità, io sono pessimista, noi andiamo lì per svelare il bluff. Un bluff che abbiamo già visto, di un governo, dice correttamente il direttore Mieli, che getta la palla in avanti e spera così di allungarsi la vita, ma poiché io non credo che questo governo meriti di avere la vita allungata e spero in libere elezioni in tempi rapidi, io non ho alcuna ragione, diciamo, di partecipare a questa specie di gioco delle tre carte. Però il problema si svela facilmente. Il Presidente del Consiglio, quando ci manda l'invito, ci mandi anche il documento che vorrebbe discutere, perché se c'è una cosa che gli Stati Generali hanno chiarito è che il governo italiano ha preso una bella villa appunto per una settimana, dove si è chiuso una settimana. Finalmente per raccontare... del governo non l'hanno presa, eh? Istituzionalmente è già del governo quello. Ma è andato in questa bella villa per una settimana, ok? Per raccontare al mondo, all'Europa con la quale conduceva una difficile trattativa, agli investitori, ai mondi produttivi, a chi oggi dovrebbe rimboccarsi le maniche e credere in questa nazione, che non ha uno straccio di proposta. Questo è il messaggio degli Stati Generali e del governo Conte. Non è che lo dico io, cioè adesso... lo dico io, ma è che essere in buona compagnia con molti dei grandi osservatori. Però diciamo che comunque questa proposta dovrebbe arrivare a settembre, anche se tu dici ottobre, vedremo, eccetera, eccetera. Insomma, ma vediamo se... Se io governo una nazione e decido di convocare il genere umano a cospetto del governo stesso, minimo mi presento con una proposta, perché altrimenti l'immagine che ne esce dell'Italia, nel momento nel quale appunto noi abbiamo bisogno che gli investitori credano in noi, abbiamo bisogno che l'Europa diciamo venga a miti consigli, non crederanno nell'Italia, e quindi diventa un modo per far fare a questa nazione una figura molto barbina,
perché Conte deve buttare la palla avanti. Meloni, le posso chiedere una cosa? Allora, in questa situazione in cui anche voi dentro il centrodestra, la Meloni, Salvini e Berlusconi hanno posizioni diverse rispetto all'Europa, certo, perché tutti sappiamo, per esempio Berlusconi ce l'ha detto qui 15 giorni fa, che lui ritiene che quei soldi del fondo salva stati, 37 miliardi da utilizzare per spese sanitarie a tasso zero, vadano assolutamente presi, perché ha anche detto se no diamo la sensazione all'Europa di non essere pressati da una situazione difficile in cui invece ci troviamo. Ecco, se ci fossero se ci fosse stati voi, onorevole Meloni, a governare questo paese, secondo lei avreste ottenuto qualcosa di più da questa Europa che comunque lei riconosce si sta muovendo diversamente rispetto al passato? Sì, penso che avremmo tirato fuori qualcosa di più, in primo luogo perché meno, a occhio perché... questo è chiaramente ognuno dice quello che pensa, poi ce lo dimostrerà la storia. Però non è un sospetto, è un'accusa, che è una cosa un po' diversa. No, è un sospetto, perché l'accusa invece, non la posso... Il sospetto che ho io è che intanto noi avremmo avuto un governo che aveva un piccolo particolare che manca al governo Conte, e cioè una legittimazione popolare. Che noi, in secondo luogo, prima di andare al Consiglio d'Europeo, ci saremmo presentati di fronte al Parlamento della Repubblica Italiana e avremmo, con la forza di un mandato parlamentare, avviato la trattativa. Perché guardi che quello che è accaduto la settimana scorsa, quando il Presidente del Consiglio, violando la legge, prima di andare al Consiglio europeo non ha ritenuto di far pronunciare il Parlamento, indebolisce Conte sul tavolo delle trattative. Angela Merkel, sempre da voi diciamo considerata un punto di riferimento, e per certi versi mi rendo conto che lo è, Angela Merkel quando va in quelle trattative sempre si trincera dietro il mandato parlamentare. Sì, però c'è un governo diverso da quello che c'è in Italia. Allora, forse c'è una diversa democrazia da quella che allora, abbiamo in Italia. Partiamo da questo, perché... Perché lei dice... Doveva... Sono errori che... Però, onorevole Meloni, scusa Paolo, e le dico non di voglio scusi, rubarti... Aggiungo una cosa velocemente. Sì. Io sono più che convinta che se oggi l'Europa è stata costretta a provare a fare qualcosa di più, non lo si debba a quegli europeisti acritici che quando l'Europa aveva stanziato 200 milioni in tutto dicevano grazie, grazie. Lo si debba a quelli che come noi hanno alzato il clima d'Europa che mancava. La tragedia che ha colpito questo paese, onorevole Meloni, il coronavirus, l'Europa ha capito che se non interveniva in questo momento si perdeva un pezzo diciamo di questo continente, no? Che sarebbe stato irrecuperabile. Il problema è stato solo italiano ed è storia, per cui si può andare a verificare. La Presidente della Commissione europea, finché il problema era solo italiano, stava facendo le passerelle con Greta Thunberg. Ma giustamente, ma non è solo italiano, però soprattutto gli stati del sud. Allora, quando il problema è diventato europeo certo. Questi sono fatti. Vabbè, questo non c'è dubbio, però è un bene comunque che abbia preso atto di questa situazione, no? È un bene che abbia preso atto di questo. Allora, certo. Avrebbero ottenuto di più secondo te se ci fosse stato un governo legittimato di centrodestra come dice Giorgio? Non credo, perché il centrosinistra almeno un problema l'ha risolto, che è quello di tenere l'altra forza della coalizione, che poi è quella maggioritaria in Parlamento, 5 Stelle, dentro, in modo chiaro, dentro i confini europei. Sì. Nel centrodestra questa cosa c'è per l'onorevole Meloni, questo glielo devo riconoscere, perché lei ha fatto un tragitto che tutti i giornali, anche gli osservatori più antipatizzanti hanno notato, in cui la sua collocazione è chiara, però lì è un caravanserraglio. La sua collocazione dentro l'Europa. Certo, di dire guardate quel confine c'è e noi non lo varcheremo mai. Della Lega questo non si può dire, nel senso non Salvini è più ambiguo, ma ci sono degli esponenti leghisti che hanno anche ruoli importanti che in un modo o nell'altro durante questi momenti delicati e anche durante la stagione del Covid hanno fatto i birbanti, adesso lo dico per scherzo. E questa cosa qua rende più deboli. Difficile il rapporto. Beh, insomma, già ha reso debole il governo precedente di cui l'onorevole Meloni non faceva parte, però perché si avverte che non è chiarito. Secondo me a loro converrebbe, o comunque converrebbe al Paese, che prima dell'autunno loro facessero una dichiarazione di impegno in cui dicono
il confine non si varca. Non si varca. Poi noi faremo braccio di ferro, come adesso ha detto l'onorevole. Però quel confine non lo varcheremo mai. Allora, sentiamo Giorgia Meloni. Ha ragione Paolo Mieli, sarebbe una dichiarazione importante questa, da parte di tutta la coalizione naturalmente, non solo della leader. Ma guardi, a me pare che tutta la coalizione sia stata chiara sul fatto che la nostra collocazione è una collocazione in seno all'Unione Europea. Ma questo non vuol dire però accettare acriticamente tutto quello che l'Unione Europea fa. Cioè, quello che a me pare che manchi in questo racconto è la percezione del peso che ha l'Italia nell'Unione Europea. Non esiste, signori, secondo me, l'ipotesi di un'uscita dell'Italia dall'Unione Europea, perché senza l'Italia non c'è più l'Unione Europea. Senza però l'Unione Europea l'Italia, proprio come dire, finisce. Questa consapevolezza dovrebbe farci capire che il nostro peso non è esattamente irrilevante, a maggior ragione dopo l'uscita della Gran Bretagna. Perché, voglio dire, chi conosce le dinamiche, voi le conoscete bene, sa che oggi una Europa senza Unione e senza Gran Bretagna e senza Italia sarebbe semplicemente una grande Germania. E una grande Germania, a parte forse i tedeschi, ma neanche loro, non la vuole nessuno, non la vogliono neanche i francesi. Perché la Francia, bene o male, si è mossa tentando di diciamo fare qualche passo avanti? Perché alla fine anche loro si rendono conto, e anche la Germania. Anzi, perché la prima che si è mossa. Che se tu pretendi di, diciamo così, mungere la mucca oltre le sue possibilità, la mucca muore, certo. E se la mucca muore il pezzo non te lo fa più, però, e quindi non è, però non è, però ormai l'Europa di questo non è consapevole, l'Europa ne è consapevole, onorevole Meloni, però poi c'è un secondo passaggio di riconoscere anche come voi, quando andate a cercare un compromesso col centro, cioè col governo, volete che alcune vostre ragioni siano riconosciute, perché così si fanno i compromessi, anche con i paesi cosiddetti frugali, non tutte le obiezioni che ci muovono sono sbagliate. Sono d'accordo, e questo significa... stupirò, sì. Sono d'accordo, e in effetti io mostro, come voi sapete, le mie critiche anche al precedente governo, perché sono d'accordo sul fatto che se tu vai di fronte ai polacchi, cioè nazione nella quale mediamente un lavoratore di, diciamo, medio livello guadagna 700 euro, a dire che dai 780 euro di reddito di cittadinanza, l'Europa ti guarda un po' storta, e questo lo capisco. Cioè, degli errori che noi abbiamo fatto sulla la spesa improduttiva, no? Sui bonus, perché io contesto ancora oggi nel decreto rilancio che noi vogliamo andare a chiedere i soldi all'Europa quando spendiamo 120 più pare altri 70 euro, 170 milioni di euro in bonus monopattino. Devi essere matto. Ancora peggio, ancora peggio. Io ne capisco la ratio, ma ancora peggio in questi paesi è il bonus. Dobbiamo vacanze. Sì, io vado. Però il bonus vacanze potrebbe, no, ma che capisco, no, che sia importante, no, però tu non puoi dire potrebbe essere utile, ammesso che arrivi, perché ma io arrivo, lo so, ma il settore, ma che tiralo sta, fuori da, diciamo, dei risparmi, ma non puoi presentarti all'Europa dicendo: senti, devi darmi dei soldi, e l'operaio polacco, e tanto quelli arriverebbero dopo, perché il bonus vacanze sarebbe intanto te lo spendi così, però non puoi chiedere che ti finanzino le vacanze, capisci? So che i passaggi sono infiniti. Per far ripartire anche il turismo, anche per Allora trovali tu questi soldi per far ripartire. Anche, Bianca, però anche gli operatori del turismo si sono lamentati di come vengono buttati letteralmente. Ancora non sappiamo, perché questo non sappiamo, abbiamo ancora capito come funziona questo bonus vacanza. Io lo spiego io come funziona. Funziona che il bonus turismo non aumenterà neanche un turista, e in compenso farà pagare al settore degli albergatori, che è già in ginocchio, degli sconti che lo Stato obbliga loro a fare, e che poi gli altri dovranno andare a chiedere. Senta, onorevole Meloni, posso farle una domanda prima di andare in pubblicità? Perché ieri Conte, anche se non sostenuto, devo dire, dalla maggioranza, ma invece Salvini gli ha detto che lui era molto d'accordo, ha proposto un abbassamento temporaneo dell'IVA, come è successo peraltro in Germania, sì, che hanno tolto dei punti per un periodo definito, proprio per aiutare, ha detto lui, settori in crisi come il turismo e la ristorazione, che questa crisi può essere legata al fatto che non ci sono più i soldi, che abbiamo più paura di uscire, oppure insomma, comunque sono quelli che più stanno risentendo di questa situazione. Lei sarebbe d'accordo a un abbassamento temporaneo dell'IVA oppure no? Ma guardi, anche qui dipende di che cosa stiamo parlando. Io sono, come si sa, essendo una conservatrice doc, assolutamente favorevole a qualunque ipotesi di, diciamo, taglio generalizzato delle tasse.
Io sono convinta, e prima di me, insomma, famosi economisti molto più preparati di me, che quando le tasse sono troppo alte, se tu abbassi le tasse, non ottieni che entreranno meno soldi allo Stato, ottieni che entreranno più soldi allo Stato perché aumenta la base imponibile. Questa è la ragione per la quale abbiamo fatto decine di proposte sul taglio delle tasse, compreso il tema dell'IVA, e ricordo che ieri è stato bocciato, mentre Conte parlava di IVA, quanto vogliamo tagliare l'IVA, la nostra proposta di portare al 5% l'IVA sul turismo, ricettività, di fatto turismo attraverso ricettività, somministrazione e trasporto passeggeri. Emendamento di Fratelli d'Italia bocciato. Quindi lei sarebbe d'accordo ad abbassarla? No, io sono favorevole al principio di abbassare le tasse. Poi mi si deve dire di che cosa si stia parlando. Perché se Conte mi dice che lui vuole abbassare di un punto, di due punti, temporaneamente... Lui ha parlato di molti punti, molto più di un... essendo che ogni punto fa 4 miliardi, sarà due punti e mezzo, perché ha parlato di 10 miliardi. Allora... Però 10 miliardi, sì. Metto agli atti, uno sul fisco non si può giocare, va bene? Scusi se l'ho interrotto, onorevole Meloni, ma sul fisco uno o presenta un piano... Questo riguarda Conte, però... Se, concludo, onorevole Meloni, loro devono presentare... No. Però anche voi, dice giustamente Mia. Allora, se si presenta una proposta di taglio dell'IVA di un punto, due punti temporaneamente... Segnalo che non ha effetti macroeconomici. Quindi non la sosterrebbe. Quindi, lei. Quel caso, secondo me, ci sono cose che possono essere più efficaci da fare in questo momento. Alcune le abbiamo presentate. Oggi io spenderei soprattutto i posti di lavoro. Ecco, noi abbiamo presentato proposte molto serie per il taglio del cuneo fiscale, perché noi abbiamo il problema di rischiare milioni di disoccupati. Abbiamo fatto proposte per aiutare, incentivare, chiedo scusa, mi taccio. Coloro che possono accedere alla cassa integrazione, a non mettere la gente in cassa integrazione per continuare a mantenere la continuità aziendale, e secondo me quella sarebbe la priorità. Sarebbe la strada migliore. Benissimo. Allora, andiamo in pubblicità, poi torniamo per un'ultima domanda con l'onorevole Giorgia Meloni e con Paolo Miani. Pubblicità. Di nuovo in studio a Carta Bianca con Paolo Mieli e Giorgia Meloni. Eccoci qua. Onorevole Meloni, le volevo fare una domanda che non c'entra con la politica. Ha sentito che in questi giorni, insomma, ci sono due tesi contrapposte per quanto riguarda la nocività, diciamo così, l'aggressività del coronavirus, no? I dati sono molto migliori rispetto al passato. C'è chi dice, tutto un gruppo di professori, di virologi, che dicono che insomma possiamo stare più tranquilli perché addirittura gli asintomatici non sono contagiosi, oppure anche, diciamo, chi è sintomatico potrebbe non trasmettere questo virus, e altri che invece dicono non dobbiamo abbassare le misure di sicurezza perché rischiamo un ritorno al passato. D'altra parte oggi il Portogallo ha deciso che ci sarà un nuovo lockdown, tutti sappiamo quello che è successo in alcuni mattatoi in Germania. Lei continua a mantenerle tutte le misure di sicurezza, mascherina, distanziamenti, insomma quelle che ci sono state consigliate? Sì, beh certo, io sto continuando a mantenerle, anche se francamente sono un po' colpita da queste continue divergenze degli esperti, Bianca, perché dall'inizio di questa vicenda obiettivamente non è stato facile capirci qualcosa. Ora, non è la mia materia, e quindi io, come ha visto dall'inizio dell'emergenza, non mi sono mai infilata in questo tema, però sicuramente anche la confusione che è stata fatta riguardo l'ipotesi di avere delle certezze non ha aiutato, e alla fine di questa emergenza noi alcuni conti dovremo farli. Dovremo fare dei conti con la Cina e con le sue omissioni, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e i suoi ritardi voluti o no, dovremo fare i conti con chi si assume la responsabilità di aver dato informazioni sbagliate, come quella che gli asintomatici non erano contagiosi, ce lo ricordiamo all'inizio. Adesso del però virus ci stanno che dicendo che invece non sono contagiosi, e quindi poi ci hanno detto di sì, poi ci hanno detto di no. Io posso dire solo che guardandosi indietro, noi siamo stati tra quelli, diciamo, più responsabili, perché chiedevamo di mettere in quarantena chi rientrava dalla Cina e ci dicevano che eravamo razzisti. Chiedevamo di chiudere il lockdown, di fare il lockdown 10 giorni prima che lo facesse il governo, e ci dicevano che eravamo allarmisti. E è stata una nostra parlamentare la prima ad aver indossato una mascherina in aula, è stata praticamente linciata.
Voglio dire, insomma, diciamo che noi ci avevamo visto lungo, ecco, e non siamo degli esperti. Adesso loro che chiedono? Più severità no, o meno adesso severità? Io però quello che le voglio chiedere è questo, no, perché visto che c'è stata tutta questa polemica per i tifosi del Napoli che sono scesi, ne parlavamo prima. Aspetti, che se no non ci sentiamo, perché con quello Skype, ecco qui le immagini, no? Perché sono scesi a festeggiare il Napoli, che... no, queste sono le spiagge, non c'entrano niente. È dappertutto, perché dopo la cosa di Napoli. Però insomma c'è la sensazione come che ognuno può fare quello che vuole, perché tanto dobbiamo stare tranquilli. Lei non è preoccupata, onorevole Meloni, da quella manifestazione che comunque ci sarà a Roma il 4 luglio del centrodestra e che rischia, al di là della vostra volontà naturalmente, di diventare come appunto queste immagini che stiamo vedendo? Ma ovviamente faremo del nostro meglio per fare in modo che si possano rispettare tutte le regole. Noi metteremo i segni a posto, organizzeremo la piazza al meglio delle nostre opportunità. Per carità, direttore Mieli diceva loro che cosa chiedono, maggiore severità o maggiore lassismo. Io chiedo chiarezza da parte degli esperti e chiedo però anche serietà nel rispetto delle regole, e che le regole non vengano utilizzate con due pesi e due misure a seconda con chi parliamo. Perché questa vicenda delle manifestazioni, scusatemi, ma qua abbiamo visto gli assembramenti, 25 aprile all'inaugurazione del Ponte di Genova, quando è arrivata Silvia Romano, quando ci sono state le manifestazioni in solidarietà con George Floyd, e nessuno ha detto quasi niente. Sì, però non poi c'erano sono dei leader politici, voi siete tre leader politici tra i più importanti del paese, per quello... Sono due i casi nei quali si è fatto clamore. Quando siamo scesi in piazza noi... Perché c'erano tre leader politici come voi. Ti faccio finire un attimo. E quando sono scesi in piazza i commercianti, multati a 400 euro l'uno. In pratica, in buona sostanza, non si può scendere in piazza quando si manifesta contro il governo. Ma quello non è avere le mascherine, quello è avere un bavaglio. Vabbè, che è una cosa molto diversa. Allora, secondo te c'è pericolo? Cioè, non è che c'è pericolo nella manifestazione del 4 luglio, però insomma, forse diciamo sì, si stanno un po' rilassando tutti quanti. Poi se non esistessimo, no, ci sono delle cose da due pesi e due misure evidenti, nel senso che le immagini che avete fatto vedere sono immagini, lì non c'era nessuno, poi, però secondo me un atteggiamento politico, non da virologa, perché la Meloni non è una virologa, ma politico, su una raccomandazione di severità o di essere così più lassisti, questo... è un atteggiamento da prendere, perché siccome sarà tutta un'estate così, al di là di difendere il loro diritto di manifestare, per carità. Sì. Direttore, io dall'inizio di questa emergenza ho sempre, e questo è anche questo è dimostrato e dimostrabile, ci sono i video, ci sono le interviste, cioè qualunque cosa, ho sempre fatto decine di appelli per dire rispettate le regole. Quello che le sto dicendo io è che non posso stabilire le regole, perché io non ho la pretesa di stabilirle, ho la pretesa di dire quelle regole vanno rispettate, ma ho, proprio perché credo nello Stato di diritto, anche la pretesa di dire che per pretendere, chiedo scusa per il gioco di parole, per pretendere che la gente rispetti le regole, quelle regole devono valere alla stessa maniera per tutti. Perché se le persone capiscono che quelle regole servono per alcuni per colpire altri... Certo, devono valere per tutti, però dobbiamo tutti impegnarci a farle rispettare. E questa è una realtà proprio della nostra nazione. Comunque diciamo, se voi alla vostra manifestazione... riusciste a tenere la distanza e avere tutti la mascherina, compreso Salvini, magari a prezzo di qualche selfie. No, sono stata la prima a fare una manifestazione in epoca di Covid, davanti a Palazzo Chigi, immagino che la ricordiate. Con i parlamentari. Eravamo tutti distanziati. Ho fatto il giorno prima della manifestazione, il 2 giugno, un appello a non venire, perché troppa gente voleva scendere in piazza, apro e chiudo parentesi, se c'è troppa gente in piazza non è colpa mia, è colpa di Conte, perché la gente contro lui vuole manifestare, contro la maggioranza, chiusa parentesi, ma abbiamo fatto gli appelli, abbiamo lavorato perché non ci fossero assembramenti, e se si fosse andati oltre la testa del corteo, oltre quei 10 metri, avreste scoperto che erano tutti distanziati di un metro. Stesso lavoro faremo per Piazza del Popolo, però non è che la soluzione può essere state a casa. Speriamo che questa volta non vada a finire come il 2 giugno. Vengo io col metro a misurare, se voi vi fidate di me io vengo con un metro. Anche in tutte le altre manifestazioni che si celebrano, va bene. Scusatemi, però prima voglio far vedere il libro di Paolo Mieli, rifatemelo vedere per cortesia, datemi quella copertina, eccolo qui, l'Italia di Mussolini, 50 ritratti.
Basta, non di voglio questi ritratti, fare... dici rapidamente due di questi, quelli che consideri più importanti. I ritratti più interessanti sono quello di Giovanni Gentile e quello di Benedetto Croce. Bene, sono quindi, i due ritratti che mi piacciono di più. Lo dedico all'onorevole Meloni. All'onorevole Giorgia Meloni che... Anzi, glielo regalerò, se me lo permette. E lo leggerà quest'estate. Così una... lo leggerò molto volentieri. Grazie all'onorevole Giorgia Meloni, grazie a Paolo Mieli per essere stato con noi.